Forlì è la squadra prima in campionato, quindi dopo questa prima fase di campionato possiamo dire che è la squadra più importante in questo momento, che sta giocando meglio e che ha delle individualità molto importanti, vedi Fassinetti, Forrai, Farioli, giocatori anche molto esperti. So che hanno un infortunato Poletti che non giocherà, però comunque dalla loro parte hanno un gruppo che sia in trasferta che in casa ha dimostrato sempre di dar continuità. In questo momento noi stiamo facendo molta fatica, è un mese che non vinciamo e quindi dobbiamo azzerare tutto quello che abbiamo avuto fino adesso e ripartire da zero, ricominciando con la mentalità giusta che abbiamo avuto 2 mesi fa. Se riusciamo a fare un'ottima partita, soprattutto in casa, e più che ottima, cercare di vincerla e basta, ovviamente potrebbe dare una gran svolta al nostro morale più che altro e a ritornare a giocare ai livelli che ci competono, ecco. E cercare di far punti che sono fondamentali prima della pausa. Infatti ero molto contento perché ho visto che tanta gente rispetto anche alle altre partite in casa, quindi molto pubblico e questo fa molto piacere ovviamente e dispiace ovviamente aver perso una partita che comunque eravamo riusciti a recuperare, nel senso che siamo portati anche sopra i 10 punti e poi dopo rimanendo punto a punto alcuni episodi, qualche azione sbagliata, non siamo riusciti a. Una partita così importante può comunque richiamare tanta gente, quindi sicuramente noi ne abbiamo bisogno, a maggior ragione in questo brutto periodo e quindi speriamo veramente di sia veramente il sesto uomo in campo e che noi riusciamo a dare quello che abbiamo.